È partita la sfida tra Paris Saint-Germain e Real Madrid. Del Re entra in area, non trova la conclusione perché c'è il fallo. Calcio di punizione per il Paris Saint-Germain. Posiziona la sfera Del Re. Girolamo invece posiziona la barriera. Si sposta sulla sinistra Gianzanti. Dietro rimane solo Villevi. Del Re col destro, parata, e poi la palla va fuori, sarà calcio d'angolo. Già battuto, conclusione di Villevi. Del Re, tunnel, conclusione. Se ne va Alejandro Ferreira, prova ad andare via. Due numeri, poi ci pensa Gattini, salta un avversario Gattini, è tutto solo Del Re. Quella Del Re, a tu per tu con Girolami. Del Re, Girolami e palla che va fuori. Prova a far viaggiare Alvarez, che la mette dentro, gol del Real Madrid. Marcatore Alvarez, se ne va sulla destra, conclusione, e palla che entra in rete. Gattini si gira, conclusione, palla in rete. È una gran rete di Gattini, che raccoglie il pallone, si gira e con il sinistro la mette alle spalle di Girolami. Paris Saint Germain 1, Real Madrid 1. Lorenzani per Gattini, 3 contro 1, Gattini per Del Re, palla ancora in mezzo, e poi è Gattini che chiude, 1-2, micidiale del Paris Saint Germain. Alvarez, palla in avanti per Alejandro Ferreira, conclusione di prima intenzione, palla alta sopra la traversa, di fronte a sé avversario, prova ad andare via in velocità, ce la fa, e poi la conclusione di destro che va in rete. È riuscito ad andare via in accelerazione sull'out di destra e poi con la punta ha fulminato estremo portiere avversario. Gattini con il sinistro, palla in mezzo per Gianzanti che non riesce a girarsi, sbaglia l'appoggio, poi Del Re in un primo momento e poi c'è il fallo. Alvarez, Ferreira, la palla non passa e allora Gianzanti per Del Re, che ha la difficoltà di tenerla giù, gran numero di Ferreira Nielsen per Alvarez, questa volta buongiorno c'è. Gianzanti, appoggio per Villevi, conclusione e palla in rete. Paris Saint Germain 3, Real Madrid 2, l'appoggio di Gianzanti per Villevi che con il piatto in maniera chirurgica va a segno. Palla per Alvarez, conclusione, va in rete, ancora Alvarez, preso palla nella tre quarti avversaria, calciato di destro e la palla si è insaccata in rete. Paris Saint Germain 3, Real Madrid 3. Nielsen, Castagneda, conclusione, palla in rete, sembrava una palla innocua. Castagneda di sinistro è riuscita a domesticarla e l'ha messa dentro. Gattini, Lorenzani, Gianzanti, va via, conclusione di Gattini, la palla che viene deviata, 2 contro 2, Alvarez, conclusione e palla in rete, ancora Alvarez, va via sulla destra, punta sul palo, sul primo palo dove c'era Buongiorno non appostato. 5-3 per il Real Madrid. Alvarez, conclusione deviata, del Real Madrid, non podía ser, tenía que... Lorenzani per Gattini, conclusione deviata, la palla rimane lì, Nielsen, calcio di punizione per il Paris Saint Germain. Prova Villevi, ma si oppone Alvarez. Gattini,
Gian Santi per Villavie, per Terre, puntata e palla in rete, azione manovrata, poi è arrivata la puntata di Terre, riapre la sfida, Real Madrid 6, Paris Saint Germain 4. Buongiorno, non riesce a tenere la sfera, si scivola. Ora Alejandro Ferreira con il sinistro, Alvarez fuori, Gian Santi, conclusione palo, Gattini e palla fuori. Alvarez, Del Re, la palla rimane lì e poi il pallonetto di Gattini, ultimo giro di lancette che sarà effervescente, ultima possibilità per il Paris Saint Germain, per Del Re, palla per Gattini, la palla rimane lì, ancora lui, Alejandro Ferreira contro Buongiorno, la palla rimane lì, 4 contro 2, Gattini, Tia se la ritrova sul sinistro, palla fuori, numero di Alejandro Ferreira, la palla rimane lì, Del Re prova ad andare via, ce la fa Gattini e c'è il pari, Real 6 Paris Saint Germain 6 al Cardio Palma.